Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Questa sera proietteremo due film, ma non sarà solo una sera di proiezione, sarà anche una serata di riflessione, di stimoli sulla malattia del Parkinson. Di cinema parliamo anche, si è sempre occupato poco della malattia del Parkinson e questa è la novità che cerchiamo di porre alla vostra attenzione questa sera. Abbiamo innanzitutto Gianni Saccani, che è presidente del comitato di Torino della società Dante Alighieri, che ha patrocinato questa serata e, come vedremo, ha fatto anche qualcosa di più, perché lui ci ha seguito anche nella costruzione dei filmati. Avremo due filmati, uno fatto a Torino e uno fatto in Irlanda da una regista italiana, di cui poi vi parlerò nel proseguo della serata, che si chiama Chiara Viale. Allora, Gianni Saccani, presidente del Comitato di Torino della Dante Alighieri. Buonasera, ben arrivati. Stasera in realtà sarò uno e trino, perché come vedete dal manifesto la serata è della Biblioteca Nazionale, oltre che della Società Dante Alighieri, dell'Associazione Italiana Parkinson Giovani Parkinsoniani, ma anche sponsorizzata in qualche modo dall'Associazione degli Amici della Biblioteca Nazionale, che hanno offerto l'apparato tecnico. Il direttore della biblioteca e il presidente degli amici purtroppo non sono presenti, mi hanno chiesto di presentare al posto loro i saluti e quindi i saluti sono triplici. Detto ciò, perché la Dante? La Dante che si occupa di portare la lingua e la cultura italiana nel mondo si è occupata anche di questi progetti insieme a Giancarlo, perché le forme del linguaggio possono essere tante e diverse. In modo particolare c'è anche un linguaggio che riguarda la cura, come affrontarla, come riuscire a raggiungere il benessere. Proprio in questi mesi il Comitato ha organizzato un ciclo di incontri che si chiamava Oltre le parole, l'assonanza con ad alta voce è evidente. Non siamo riusciti a inserire nella prima fase anche questo cortometraggio di Giancarlo, ma decisamente questa serata è una sorta di conclusione di quel ciclo di incontro. Tra l'altro tutte le serate sono state registrate, quindi le potete recuperare dal sito della società Dante Alighieri, se non siete riusciti a partecipare, tenendo conto che attraverso questo ciclo abbiamo anche proposto, diciamo, un laboratorio per raggiungere il benessere. Mi fermo qui molto velocemente, vi ringrazio tutti per essere venuti e per partecipare a questa serata, perché i nostri tempi sono veramente strettissimi, essendoci poi dopo il cortometraggio un lungometraggio. Grazie e buona visione. Grazie Gianni Saccani. Non era previsto, c'è tra il pubblico Donata Pesenti, che non vuole essere chiamata critica cinematografica, ma sicuramente storica del cinema, è giornalista, ha fatto un articolo proprio anche in occasione di questo evento, mettendo in luce alcuni aspetti, secondo me, estremamente interessanti su come il Parkinson è stato entrato nella nostra nella nostra visione, nella visione delle persone che appunto non sono malate nell'età moderna. Donata, se hai un minuto per noi, io ti ringrazio.
Buonasera a tutti. Velocissima, bastano due esempi, basta comparare due esempi. Nel 96 Mohamed Ali Cassius Clay viene a Torino, viene premiato a Stupinigi per lo sport e incominciano a passare queste immagini di tutte le sue grandi vittorie sul ring, eccetera, eccetera. E Soria, il giornalista, descrive questa faccia, questa maschera impassibile di lui che ormai aveva un Parkinson avanzato, completamente impassibile, e in realtà parole invece espresso di grande sofferenza, di grande dolore. L'altro paragone è Michael J. Fox, che in qualche modo sta a dire che il cinema non ha tanto parlato di Parkinson, ma il cinema è stato un palcoscenico fondamentale per far diventare per prendere la malattia, una, renderla visibile, e due, prenderla in maniera molto più attiva. Perché Michael J. Fox, che si accorge parallelamente a Papa Wojtyła di avere un Parkinson giovanissimo, aveva 29 anni, continua a recitare per un tot e poi, come dire, in qualche modo mette sul palcoscenico la sua malattia. E l'Academy l'accoglie in pieno con tutto quello che significa l'accoglienza da parte di quello che è il tempio sacro del cinema, il tempio degli Oscar, con varie manifestazioni, tra cui ultima, probabilmente lo saprete, quello dell'anno scorso, dove l'Academy dà un Oscar a Michael J. Fox per il documentario sul Parkinson. Ora, tutto questo è servito a dare uno sguardo alla malattia, a cambiare proprio, a svoltare lo sguardo sulla malattia, dallo sguardo passivo, negativo, molto, come dire, quasi nascosto, che un'immagine come quella di Mohamed Ali aveva dato nel 96, e qui a Torino tra l'altro, invece a uno sguardo molto più attivo, accettante, uno sguardo di cui, che poteva essere messo in scena in tutto il mondo, tant'è che Michael J. Fox poi fonda, come sapete, la sua associazione, grazie a cui si stanno facendo scoperte di tutti i tipi. Mi interessava solo segnalarvi questo dato, perché film non ce ne sono, ma il cinema ha avuto un ruolo determinante. Grazie Donata Pesenti, che ci appunto ci avvicina alla proiezione di questa sera. Abbiamo con noi il regista del cortometraggio torinese, che è Giancarlo Tovo, che è un fotografo di grande esperienza ed è anche regista, e ci racconterà prima della visione, dura solo 12 minuti il suo lavoro, perché ha deciso di fare questo lavoro. Funziona? Io no. Allora, perché ho fatto questo film, questo corto? Fin da quando mi sono... Funziona o non funziona? Fino a quando ti sei... Quando... Mi sono perso. Non importa, dai. Mi sono detto da subito, cioè ho capito da subito che di Parkinson se ne parlava molto poco, molto molto poco, e anche abbastanza evidente se provate su Google a digitare Parkinson cinema, escono fuori pochissime cose, per lo più dei documentari fatti in casa e in cui si presenta purtroppo quasi sempre lo stereotipo che abbiamo in mente tutti, il parkinsoniano come il vecchietto tremolante col bastone che non parla, che cerca di scappare dalla vista degli altri. Purtroppo il Parkinson non è questo, è questo ma molto molto di più, a incominciare dal fatto che non è assolutamente vero che sono solo i vecchi a prenderselo. Il Parkinson, come è successo con Michael J. Fox, può colpire anche in età molto giovanile, e questo implica tutta una serie di conseguenze, ricadute sociali non indifferenti. E quindi mi sembrava giusto, io che adesso non sono più un giovane parkinsoniano, però ho iniziato ad esserlo quando ero giovane, a 50 anni esatti. E quindi fate i conti da quanti anni
mi dibatto contro questa merda, se posso dire liberamente. Allora, oltre al fatto che il Parkinson colpisce anche i giovani, e ripeto, questa è una diffusione sempre più veloce, il Parkinson ha mille aspetti, e il primo, come la prima idea, era proprio di far vedere uno di questi aspetti. E siccome io da quando andavo a scuola e guardavo le figure e non leggevo le parole, mi piace pensare che la parola non sia, la parola, specialmente quella sprecata, non sia il mezzo migliore di comunicare. Allora, siccome la parola è un problema per i parkinsoniani, questa cosa diventa esponenziale. Comunque, perché? Perché uno dei sintomi meno conosciuti, ma molto più diffuso di quel che si pensa, quasi il 90% dei parkinsoniani hanno, su gradi diversi, dei problemi con la voce. Boh, questo è il frutto di tutti questi pensieri esplosi con l'incontro di una signorina che poi vedrete e che fa un mestiere utilissimo. Ed ecco perché alta voce. Ed ecco perché alta voce, sì. Bene, allora se... Carolina, vado a vedere se c'è uno. No. Lei, Carolina interverrà dopo, io direi questo. Vediamo il film e avremo modo ancora di raccontarci qualcosa. Tommaso, puoi andare. Vorrei tornare a parlare. I primi segnali che la mia voce stava cambiando li ho avuti in famiglia. La disartria nel Parkinson è forse dei sintomi non motori quello maggiormente invalidante. Ad oggi il metodo che dà i migliori risultati per il trattamento delle disartrie da Parkinson è il metodo americano LSVT Loud. La malattia di Parkinson colpisce non solo l'individuo, ma anche il nucleo familiare, anche le persone che stanno accanto. Un caffè. Per favore, un caffè. Un caffè. La lingua racconta. Ci aiuta a ricordare, a immaginare il futuro, ci fa sperare, ci consola, ci difende, svela e inventa. Le parole e la voce con cui le pronunciamo siamo noi. Fiore del respiro è la voce, nostro fiore. Dalla poetessa Mariangela Gualtieri. Carolina ha 24 anni ed è una patolinguista laureata presso l'Università di Potsdam in Germania. Ha sempre amato le parole e le lingue che le tengono insieme, come una corda spessa e invisibile. L'inglese, ad esempio, lo ha imparato da bambina per gioco, per curiosità e per testardaggine, per svelare le sorprese che i genitori le organizzavano chiacchierando tra loro e usando come codice la lingua straniera per evitare di essere scoperti. Ero impaziente, ero curiosa. Se fossi riuscita a capire quello che si stavano dicendo, avrei potuto scoprire in anticipo quale sarebbe stato il mio regalo di Natale. Così, piano piano, ho imparato il lessico e le strutture e le formule che tengono legate la lingua inglese. E la lingua inglese non è più potuta essere il loro codice segreto. Le lingue si imparano soprattutto in modo concreto, attraverso l'amore, l'amicizia, il lavoro o il viaggio. Carolina è una ragazza piena di voglia di vivere, una viaggiatrice appassionata. Le lingue danno un enorme potere. Si può parlare con chiunque e così conoscere nuove culture e arricchirsi umanamente grazie ai legami che si creano. Abbiamo parole per vendere, parole per
comprare parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per fare rumore, parole per parlare, non ne abbiamo più. Mi sono accorto che qualcosa stava cambiando nella mia voce. Quando in famiglia, mia moglie, i miei figli continuavano a chiedermi di ripetere le cose perché non capivano, non sentivano. In effetti i suoni, le parole sembravano intrappolati dentro di me. Questo mi dà un senso di impotenza. Il tono era sempre lo stesso, il volume sempre più basso. I suoni uscivano da me come se fosse una sterminata pianura. E poi la lentezza mi costringeva a rincorrere sempre i miei pensieri, che andavano più veloci. Questo star dietro alle parole era a volte una fatica estenuante. Questo poi peggiorava ancora quando dovevo parlare con qualcun altro. Se era una persona sola, il linguaggio del corpo mi dava una mano a farmi capire. Se invece erano tante le persone con cui dovevo dialogare, io piano piano sparivo, mi nascondevo. Pensate alle ultime parole che avete pronunciato prima di vedere questo video. Quante ne avete usate per esprimere un concetto? 10? 50? 100? Quante di queste erano davvero importanti? Facciamo davvero un buon uso del dono del linguaggio? Usiamo centinaia, forse migliaia di parole per esprimere dei concetti, talvolta anche stupidi. Mentre ci sono persone che non riescono nemmeno a mettere insieme i suoni per dire sete e poter ricevere da bere. La disartria, cioè la difficoltà a parlare correttamente, può diventare grave al punto che diventa anche difficile proprio comunicare perché il linguaggio è male articolato e questo diventa poi una complicazione maggiore per la persona che non riesce più a comunicare come vorrebbe. Comincia in modo subdolo, fai una battuta e nessuno si gira verso di te, nessuno ride. A casa tutti chiedono di ripetere quello che hai detto. Nello stesso tempo la percezione della tua stessa voce rimane per lungo tempo buona. Tu hai l'impressione di parlare ad un volume adeguato e non ti sembra che le parole escano in maniera poco chiara. Poi ti rendi conto del fatto che anche se ti sforzi, la comunicazione è diventata difficile e frustrante. Il Parkinson effettivamente è la malattia neurologica, meglio neurodegenerativa, in più rapida crescita. La sua prevalenza cresce con l'età, però purtroppo c'è una percentuale che si ammala anche molto prima dei 65 anni, stiamo parlando di 30, 35, 40 anni. Le difficoltà nell'occhio, che se non trattato diviene nel tempo vieppiù lento e scollegato dalla relativa residua prontezza del pensiero, minano soprattutto l'immagine di sé e l'autostima, il senso di continuità esistenziale, la percezione del valore della propria identità e del proprio esserci. L'articolazione della parola che tende a essere compromessa anche abbastanza precocemente nella malattia di Parkinson ha un'implicazione importante anche proprio in quello che è la capacità della persona di comunicare, in particolare di comunicare, diciamo, gli aspetti emotivi. Il percorso universitario di Carolina è stato particolarmente segnato dall'incontro con A,
un uomo di circa 70 anni con malattia di Parkinson, che Carolina conosce durante un tirocinio. Attraverso i suoi grandi occhi azzurri ho conosciuto più da vicino le difficoltà e le sofferenze legate alla convivenza con il Parkinson. Così, questa malattia non era più solo i quattro sintomi cardine, quelli che si studiano sui libri. È diventata la difficoltà a disegnare, a dire agli infermieri che stai soffocando, a camminare, la difficoltà a prendere un foglio. È diventata dipendere dalle pastiglie e faticare a farsi capire al telefono. Affidandosi a studi scientifici sulla disartria da Parkinson, Carolina studia un piano di riabilitazione logopedica per A della durata del suo tirocinio. Ad oggi, il metodo che dà i migliori risultati per il trattamento della disartria da Parkinson è il metodo americano Lee Silverman Voice Treatment. È stato sviluppato dalle dottoresse Raming and Fox e prende il nome della prima paziente trattata, i cui parenti affermavano: se solo potessimo capirla, se solo potessimo sentirla. Tra il 60 e il 90% delle persone con Parkinson sviluppano problemi della voce. Questi, in ambito logopedico, sono chiamate disartrie o disartrofonie. Una delle caratteristiche principali è la diminuzione del volume. Il volume più basso rende difficile alle persone attorno comprendere i bisogni, i pensieri e le emozioni della persona colpita. LSVT Loud è un trattamento dell'eloquio sviluppato specificatamente per migliorare la voce e la comunicazione delle persone con Parkinson. Si concentra sull'obiettivo di aumentare il volume vocale al fine di raggiungere livelli normali. Il trattamento viene calibrato e modellato sugli interessi e gli obiettivi individuali del singolo paziente. Grazie alla costanza del paziente nell'esercitarsi e al lavoro di squadra tra paziente e logopedista, al termine del percorso la voce sembra rinascere. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per fare rumore, parole per parlare, non ne abbiamo più. Un caffè, per favore. Subito. Adesso avremo due dei protagonisti di questo filmato, innanzitutto Carolina Zanchi, che è terapista accademica del linguaggio. Entrambi sono in collegamento, e quindi li vedremo sullo schermo. E, è così, Tommaso, vero? Se abbiamo Carolina, io chiederei a Carolina innanzitutto, un po' l'ha raccontato, eccola, ciao Carolina, i problemi sociali che si hanno con la mancanza,
con la diminuzione della voce, mancanza o diminuzione della voce, soprattutto diminuzione. Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, benissimo. Ok, perfetto. Buonasera, purtroppo questa sera non sono riuscita ad essere tra di voi fisicamente, ma sono tra di voi in questo modo un po' informale. L'obiettivo del cortometraggio era sensibilizzare appunto riguardo la difficoltà dell'eloquio che si presenta in caso di malattia di Parkinson, ma non perché, cioè, a me piaccia parlare della difficoltà dell'eloquio, a Giancarlo piaccia parlare della difficoltà dell'eloquio, ma perché provate ad immaginarvi come sarebbe la vostra vita se voi aveste difficoltà ad articolare i suoni e a dire le parole. Un esercizio secondo me molto bello da provare a fare è provare a passare anche solo 30 minuti in un contesto sociale senza riuscire ad articolare in modo corretto i suoni e pronunciando le parole in modo sbagliato e vedere l'effetto che ciò genera nelle persone attorno a voi e anche in voi stessi, perché in primis diventa difficile comunicare i bisogni primari come ho fame, ho sete, ho bisogno di andare in bagno, ho bisogno di dormire, però diventa anche molto difficile esprimere le proprie emozioni, i propri pensieri, le proprie opinioni e a livello sociale questo psicologico ha un impatto molto molto forte perché non riesco più io ad esprimere il mondo che è dentro di me e farlo apprezzare alle altre persone. Quindi ecco, vi invito tutti a riflettere su questo grande dono che è quello della parola e che magari noi diamo molto per scontato. Però ricordo anche che grazie al trattamento logopedico si può cercare di aiutare i pazienti con Parkinson a riuscire ad articolare anche loro di nuovo meglio le parole, ad esprimersi, e questo oltre ad avere un forte impatto anche a livello fisico, ha un forte impatto anche a livello psicomotivo, perché una persona che prima magari non veniva ascoltata ora sa di poter tornare ad essere ascoltata. Poi ovviamente tutto dipende un po' dalla gravità della situazione, ma non dimentichiamoci che anche in questo, anche per questa difficoltà c'è qualcosa che si può fare facendo un percorso di logopedia. Grazie Carolina, se hai la possibilità di seguirci fino alla fine poi avremo anche delle altre domande e per adesso io passerei agli altri testimoni, insomma. Ok, ci sentiamo dopo. A più tardi. Ciao, grazie. Bene, un altro dei protagonisti di questo cortometraggio è Massimiliano Iacchini. Io spero che sia in collegamento con noi perché, eccolo. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare il solletico. Andiamo a cercare insieme le parole per amare, andiamo a cercare insieme le parole per amare. Ecco, ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Ascolta, io sono rimasto molto colpito da lui perché ha una vitalità enorme e lui mi ha avvertito, ci ha avvertito, non sono sempre così, non sono sempre così. E io vorrei che lui raccontasse un pochino la sua storia e che ho trovato. Diciamo che mi assomiglio molto a un interruttore elettromeccanico, quindi on e off nel mio caso sono la rappresentazione di quello che mi accade al giorno, quindi quando sto bene sono una potenza, quindi ho sfrutto tutta l'energia che ho. Quando tremo, come adesso, per dire che sto con la voce, fortunatamente mi sostiene, però le gambe un po' meno, e devo cercare di dosare le energie, ma la cosa bella è quando sprigionarla tutta quando si sta bene, quindi donare tutto se stessi, perché non bisogna risparmiarsi, quindi godersi la vita, e la nostra importanza della parola è fondamentale, perché nella narrazione, nella musica, nell'arte, della nostra memoria è quello che ci rappresenta, quindi, però anche lì non tantissime parole, poche parole, perché poi dovremo, poi quando arriveremo su in cielo, dare riscontro di tutte le parole inutili che abbiamo detto nella vita, e quindi poche parole ma sentite. Senti Massimiliano, anche a te faccio questa richiesta, se puoi seguirci, perché tu hai anche un'esperienza associativa molto intensa e hai anche il polso della situazione, di quanto succede in Italia e quanto succede fuori da questo paese, e magari ci puoi raccontare ancora qualcosa. Però adesso
abbiamo ancora, passiamo alla seconda parte, che è la proiezione di un lungometraggio, diretto da Chiara Viale, che è una giovanissima regista italiana che vive a Dublino. Il suo film, The New Music, tocca un altro aspetto fondamentale, l'importanza della musica nella terapia. In realtà non sarà, non è un film che fa punta sulla cura, no? Ma è la musica che in modo naturale interviene in una persona che scopre di avere il Parkinson. E il film fissa innanzitutto questo momento, il momento della scoperta di avere la malattia, e quindi un momento di solitudine estrema. Chiara dovrebbe essere in collegamento con noi. Voglio solo ricordare che il suo film ha vinto un premio a Cork, una città irlandese, per il cinema indipendente, perché è stato prodotto da lei stessa, che ha una casa di produzione in Irlanda. Se Chiara è in collegamento, io volevo chiederle eccola, è con il protagonista del film, che sentiremo anche dopo, Killian. Chiara, ciao a tutti, ciao Killian. Allora, la musica, però forse possiamo parlarne dopo anche della musica, dell'importanza della musica, e ti chiederei il perché di questo film, come è nato. Allora, prima di tutto, grazie tantissimo di essere qui. Non vi vedo, ma vi saluto. E grazie moltissimo a Giancarlo e a tutti quanti per aver dato l'opportunità di essere qui stasera. Come è nato The New Music? Dunque, io sono molto appassionata di musica, ed è una grande parte della mia vita. E negli anni ho scritto varie piccole storie riguardo a musicisti, e quindi avevo avuto l'idea di raccontare la storia di un musicista, appunto, che per qualche ragione non può portare avanti il suo sogno, non può continuare a suonare. E questa idea mi è venuta per via del fatto che nella vita ho conosciuto varie persone che hanno dovuto in una qualche maniera cambiare rotta, offerta a qualcosa che per loro contava molto, verso qualcosa di diverso, perché la vita si è messa in mezzo e ha cambiato le carte in tavola. E quindi il concept era l'inizio, diciamo, l'origine è venuto dall'idea di un giovane pianista che è amico di altre persone, ha degli amici, ha delle relazioni, e una mattina si sveglia e a fianco a lui, che dorme vicino a lui, c'è una ragazza. E va per accarezzarla, ma mentre fa questa cosa avverte un tremore alle proprie mani, e da questa cosa si è aperta un po' tutta una narrativa, tutta un'idea. E quando ho iniziato a scrivere The New Music non sapevo che esistesse il Parkinson giovanile, pensavo che fosse, come tanti da fuori pensano ancora, che fosse una malattia che colpisce persone anziane. Ma nel momento che ho iniziato a fare una ricerca riguardo a proprio per la storia, no? Proprio per questa narrativa, diciamo, del tutto immaginaria che mi era venuta in mente, mi sono imbattuta nel Parkinson giovanile. Ed è stato immediatamente, c'è stata una connessione per me. E non solo, ma si è creato qualcosa in quel momento. E ho deciso di non solo decidere che la storia avrebbe riguardato il Parkinson, ma alla fine della sceneggiatura ho contattato l'associazione Parkinson giovanile irlandese, e insieme col mio coproduttore Philip, e li abbiamo coinvolti e ci siamo coinvolti con loro in maniera che loro potessero leggere la sceneggiatura, darci un loro parere per quanto riguardava la veridicità, insomma, la maniera in cui avevamo deciso di affrontare questo argomento. E quindi si è creata anche una bellissima relazione che continua ancora oggi fra noi e l'associazione. E loro hanno anche visto, alcuni di loro, il film prima che finisse, in fase di montaggio, poi hanno avuto modo di vederlo prima che avesse la sua prima in Irlanda nel 2019, e quindi è stata una collaborazione di questo tipo. Un aspetto importante per me, che mi ha connessa
al Parkinson per questa storia è il fatto che nella piccola dicitura online che avevo trovato diceva malattia rara. E, io ho perso mio papà nel 2013 di MSA, che è una malattia rara. E quindi questa definizione, diciamo, per me ha un significato molto profondo, e si porta a tutta una serie di connotazioni, non solo di tipo medico, ovviamente, ma di tipo sociale, di tipo familiare. E quindi, in un certo senso, ho voluto anche portare un po' della mia esperienza, un po' della storia della mia famiglia all'interno di questo film. Non è venuto da un punto di vista che ho deciso di farlo, ma semplicemente la narrativa si è orientata in questa forma e dal film che secondo me c'era bisogno che scrivessi in quel momento, anche per affrontare un po' un lutto personale e insomma delle mie storie, dei miei bisogni di comunicare del dolore anche e appunto delle vicende. È stata una risposta molto lunga, chiedo scusa. Della testimonianza. Se hai anche tu la pazienza di attendere la fine del film, avrei anche alcune domande anche per Killian, naturalmente. Certamente, ciao. Buona visione. E allora, buona visione a tutti. È la quarta volta che lo vedo e ogni volta c'è qualcosa in più che mi piace. Se posso fare solo un'osservazione di un minuto, se me lo consentite. Allora, new music, la nuova musica, no? C'è una frase che mi ha colpito moltissimo, che avevo notato meno nelle altre volte, no? Che dice, qua, questa è una musica imperfetta, ma è la nostra musica, lo dice in due frasi distinte, in due parti del film. Lui ha una vita, tra virgolette, perfetta all'inizio, no? E la musica imperfetta è come la vita, e tu trova un nuovo equilibrio, Quindi la musica in questo caso non è terapeutica in senso tecnico, ma lo è come sostegno alla vita, così come il sostegno alla vita gli viene dato da, secondo me, dal gruppo, dall'amicizia, no? E quindi questo film ha tutti questi livelli interessantissimi che ci aiutano a pensare. Poi l'ultima cosa che voglio dire è che è fatto con una lievità assoluta, pur trattando un tema così importante. Bene, eccovi qui. Allora, Killian, io ti faccio una domanda, poi naturalmente spero che loro facciano altre domande che saranno sicuramente più interessanti delle mie. A te chiedo solo una cosa. Come è cambiata la tua percezione della malattia prima e dopo questo film, prima e dopo il tuo ruolo in questo film? Scusate, non ho abbastanza parole in italiano per mia risposta. Allora, io parlo in inglese e chiara traduzione. I suppose before the film, I didn't know a lot about the idea of Parkinson's. Prima del film, Killian non sapeva molto riguardo al Parkinson, non aveva molte informazioni. Only, I suppose, what I had seen in certain films which really focused on the idea of the shakes, for want of a better word. L'unica informazione che aveva erano cose che aveva visto appunto in contesti cinematografici e televisivi, che però si concentravano particolarmente sul tremore come sintomo spesso unico del Parkinson. The film and the character of Adrian, the script afforded me an opportunity to dig deeper though into what is Parkinson's. E la sceneggiatura gli ha dato la possibilità di fare della ricerca più profonda e veramente, come dire, mettersi all'interno, portarsi all'interno di questa situazione e avere una conoscenza diversa del Parkinson. And I suppose what I discovered was what I wanted Adrian to experience, things that could seem subtle in ways, but that which Parkinson's would be able to experience, understand when they saw it on the screen. E quando durante la ricerca per il personaggio di Adrian
sia particolarmente indirizzato verso la maniera in cui interpretare quei sintomi che non sono necessariamente ovvi cinematograficamente, quindi non sono quelle cose che magari vedi ma che senti, che provi, e quindi qualcosa di più sottile e anche, diciamo, meno evidente, ma comunque molto profondamente impattante, e ha fatto questo parte della sua ricerca. And so I suppose that led me to understand, I suppose the type of acting I like to do is embrace the idea of being in someone else's shoes, to distance myself from who I am, the character. La forma, diciamo, per cui Killian si approccia alla recitazione prevede proprio quello di entrare all'interno di un personaggio, all'interno proprio delle, in inglese dice, nelle scarpe di qualcun altro, lasciando, diciamo, se stesso alle proprie spalle, e quindi in parte è questo che ha utilizzato. So this experience allowed for my empathy for people with Parkinson's and people with different neurological conditions to grow and give me a deeper understanding as a person. E quindi il fare parte di questo progetto ha aumentato il suo senso di empatia e la sua comprensione della vita di persone malate di Parkinson e di che comunque soffrono di malattie degenerative, e sicuramente ha cambiato in parte la sua percezione e la sua comprensione di questa situazione, anche se è in grado di vederle, di percepirle. So I suppose the big then is this understanding of how much is there to Parkinson's, all the different little bits and pieces that make up this unfortunate condition that people suffer with. And I suppose then as well, I became very understanding because of talking to people with Parkinson's of how difficult systemically it can be to go through these things, how alone and how isolated people were. And I suppose maybe that's where I felt close enough to Adrian to bring him to life. Quindi in parte si è trattato della comprensione di tutti quegli aspetti che fanno parte del Parkinson, quindi gli aspetti più sottili, eccetera, e questa enorme, diciamo, quantità in realtà di aspetti che lo riguardano, e anche nel parlare con persone con il Parkinson che li hanno avuto modo di confrontarsi con quelli che sono la loro vita, e anche le problematiche che ci sono, diciamo, in Irlanda riguardo a una mancanza di servizi, una mancanza di aiuti, una mancanza di accesso a una serie di appunto di servizi, e questa cosa in un certo senso ha aiutato anche personalmente a sentirsi più connesso con Adrian nel voler, diciamo, portare avanti questo aspetto, anche questa idea. Sì. Grazie Killian, complimenti ancora per l'interpretazione. Chiara, forse c'è Giancarlo che voleva farti una domanda, ma altrimenti io volevo chiederti una cosa, una curiosità. Ma il fatto di fare questo film in Irlanda, secondo te è stato sarebbe stato più difficoltoso fare una cosa di questo genere in Italia? Non lo sai, perché vivi lì. È vero, è una domanda senza risposta. Comunque, allora dimmi questo, è stato complicato trovare i finanziamenti per questo film? Ma dunque, The New Music è stato possibile per uno sforzo collettivo di persone che si sono appassionate al progetto e hanno voluto partecipare gratuitamente, volontariamente, o comunque richiedendoci molto meno rispetto a quello che sarebbero state le loro tariffe. Siamo partiti come un gruppo di amici, con un'idea, con, diciamo, una sfida di voler provare a vedere se saremmo riusciti a fare un film. Dopo aver lavorato tutti in cortometraggi e ci siamo conosciuti in contesti di collaborazione cinematografica, dove ognuno mette i propri talenti a disposizione degli altri, e quindi da questa idea, diciamo, di, come dire, mutua collaborazione e, diciamo, la creazione di questi centri creativi dove ognuno porta quello che ha da dare, è nata un po' l'idea di fare di The New Music questo tipo di progetto. Quindi a livello di recitazione, tanto anche della musica, eccetera, sono cose che abbiamo avuto la possibilità di avere grazie a degli aiuti che ci sono stati dati proprio dagli artisti in sé, e dagli attori e dai tecnici che ci hanno aiutato. E per quanto riguarda anche altro, c'è sempre stato per noi l'idea di dire: vogliamo riuscire a portare questo film a termine,
Abbiamo fatto delle piccole raccolte fondi, una tramite GoFundMe a un certo punto per aiutarci con degli piccoli aspetti. Abbiamo fatto un quiz al pub per darci una mano per degli altri pezzi, e per il resto è stato tanto molto, insomma, aiuto da parte anche, insomma, di persone che ci hanno voluto supportare e persone che ci sono venute incontro, quindi che hanno detto: ma questo progetto lo faccio principalmente perché ci tengo che venga fuori. Infatti avete visto la lista dei ringraziamenti molto lunga, perché abbiamo e siamo ancora oggi grati perché a tutte le persone che hanno partecipato, e insomma, quindi non soltanto a livello di, appunto, tempo e di energia e di professionalità, insomma, ma anche molto quello che c'è sempre stato arrivato un ritorno, facciamolo, no, arriviamoci, ci faccio quella cosa in più, ti vengo incontro da quel punto lì, eccetera, perché veramente era una storia che secondo me tutti quelli a cui hanno partecipato volevano che venisse detta, e tutti facevano il tifo per noi. Abbiamo avuto anche tanto supporto online durante la produzione, durante la post-produzione, un film di cui si parlava, abbiamo avuto tante interviste che ci hanno fatto prima che uscisse il film, anche a livello universitario, e, insomma, quindi veramente è stato un film molto sentito quando l'abbiamo fatto, quindi è un po' una cosa speciale, ecco, per me. Per sì, tutto. Sì. Credo che il risultato parli da solo. Se c'è qualcuno che volesse chiedere, approfittare della regista e di Killian, volesse, avete avuto, io vi passo il microfono. E, no. Allora senti, allora vi ringrazio e alla prossima. Alla prossima, eh. Sì. C'è Giancarlo che forse. Dimmi, Giancarlo. Prego. No, volevo intanto salutare Chiara, fare i complimenti al parrucchiere perché è un ottimo taglio. No, poi una cosa, io mi sono innamorato di questo film ancora prima di averlo visto, perché la storia mi sembrava meravigliosa, e poi dopo averlo visto mi sono preso proprio una cotta, e mi sono accorto che questa sera questa cotta si è confermata, nel senso che qualcuno mi aveva detto: molto bello il film, ma con qualche ingenuità, e io stasera, guardandolo con attenzione, ho capito che proprio l'ingenuità faceva di questo film una cosa diversa, perché è pieno di stupore, pur nella certezza delle cose, è pieno di stupore. E questa cosa qui, secondo me, è quella che entra nell'anima. Poi volevo dire, manca le parole. Allora, rispetto al rapporto col Parkinson, come diceva giustamente Eugenio, questo... La musica, questa musica, rispetto alla malattia, è quanto di più, come dire, infatti, esattamente il contrario, dovrebbe essere asintonico, perché tutto quello che fanno i punk non va bene per il Parkinson, e questa cosa qui è un punto di forza della tua storia. E poi un'altra cosa che mi ha fatto tornare in mente del tuo film, rispetto alla gente, rispetto al medico, alla mamma, alla famiglia, e di come si comportano, mi fa venire in mente uno slogan di una campagna spagnola di Parkinson in Spagna, e questo slogan dice: la cosa che più mi ferisce del Parkinson è il tuo modo di guardarmi. Allora, questa cosa qua nel tuo film c'è e non c'è, nel senso compare per forza, perché è inevitabile, quando sono a tavola e viene rivelato l'arcano. La bellezza è che loro non cambiano, il loro sguardo è sempre lo stesso. Questa è l'ingenuità di quel film, del tuo film, e questo è il messaggio, secondo me, che più di tutti gli altri andrebbe raccolto. Basta, sono innamorato del tuo film. Ciao, cara. Okay.
Grazie, grazie tantissimo Giancarlo, e ci tengo di nuovo a ringraziarti perché hai, cioè, tu che hai fatto succedere questa cosa, questa serata, la serata di ottobre, e veramente sono felicissima di poterci essere anche solo virtualmente questa sera. E una piccola cosa che volevo dire è che è la mia visione, ovviamente, artistica, no? Ma quando tu dici che il punk è antitetico in un certo senso al Parkinson, no? Questo è vero, però è in questo tipo di spirito, è in questo tipo di etica che a volte in situazioni magari singolari o anche poco, anche ingenue appunto, si possono creare dei momenti come questi, si possono creare delle sinergie per cui la persona la vedi oltre quello che può essere questa nuova informazione che ti viene data, no? Perché, e questo è un po' quello che viene, diciamo, ritratto in The New Music, ma è molto vero in realtà, no? Il concetto del non che la perfezione non esiste, e che non, e che quindi queste cose che fanno parte di noi, che ci possono essere percepite come degli ostacoli, possono renderci diversi, no? Semplicemente fanno parte di noi come tutto il resto, no? E secondo me, se c'è un'etica che sposa questa cosa qui, è quella, diciamo, punk DIY nella versione quella, diciamo, più ingenua, più profonda, no? Quindi non tanto l'antagonismo verso il sistema piuttosto che altre cose, ma nella versione inclusiva, nel mondo che c'è di, appunto, di generalmente, appunto, inclusività, appartenenza, fratellanza, supporto mutuo, aiuto, che esiste nel punk come etica. E quindi secondo me in parte forse questo è uno degli aspetti dove il punk e il Parkinson vanno invece d'accordo, perché nell'imperfezione, nella perfezione che non esiste, c'è questo senso di amicizia e c'è la capacità di guardare oltre a volte, proprio perché non è questo fermarti in un certo senso, magari ferma altre persone, ma non loro. Ecco, e quindi sono d'accordo con l'ingenuità, però sono felice che tu la veda così, perché è un po' come emotivamente la vedo anch'io così. Chiara? Non volevo farti una domanda, ma volevo ringraziarti perché hai dato consapevolezza e coscienza di questa malattia attraverso il tuo film. A me l'hai data fortemente, e trovo che questa ingenuità che qualcuno ha trovato nel film sia la forza di questo film. C'è freschezza, c'è lievità nell'affrontare un tema difficile e che va al di fuori di quegli stereotipi a cui noi tutti, o gran parte di noi, sono legati. E trovo talmente forte questo film che secondo me dovrebbe essere distribuito nelle scuole, proprio per dare coscienza del problema ai ragazzi. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie, bravo, a voi. Bravo Killian, grazie. Grazie mille. C'è qualche altro intervento? Sì. Volevo solo finire di raccontarvi la storia per cui questo film ha dovuto essere interrotto. Allora, Chiara è riuscita ad essere indipendente sempre in tutto, fino a quando non è dovuto, per la speranza che il film girasse, firmare un contratto con una casa di distribuzione, che, come tutte le case di distribuzione, implica una serie di regole cui si deve sottostare. Allora, il film di Chiara si può vedere solo negli stati anglofoni, chiamiamoli così, ed è distribuita da Netflix, non mi ricordo più chi. In Irlanda e in Inghilterra è visibile su Amazon, su Sky e su Apple Plus e su Chile. Ma in Italia ci stiamo provando, dateci un po' di tempo, pian pianino organizzeremo. Concordo con quello che dice Claudio, andrebbe proiettato nelle scuole. Ma bene. Grazie. Intravedo Carolina. Sì, posso dare un consiglio? Certo. Usate la VPN, potete vedere il film di Chiara su Amazon Prime.
sentite, io prevedo in, Carolina, vuoi dire qualcosa ancora? No. Al momento non mi viene niente da dire, cioè l'unica cosa che mi viene da dire è tutto ciò che avete potuto apprendere e assorbire da questo incontro, prendetelo e portatelo, diffondetelo a chi magari non conosce bene la malattia, a chi non conosce i sintomi, a chi non conosce il fatto che il Parkinson non sia solo della persona ottantenne, ma che può essere anche della persona che ha 40 anni, che ha un bambino piccolo e che lavora. E diffondete il verbo, insomma. Grazie. Vedo anche Massimiliano. Io in scaletta ho solo un dovere in questo momento. Poi se avete ancora 3 minuti, so che Massimiliano ha fatto un intervento registrato e che possiamo ancora mandare se c'è tempo, di 3 minuti. Quindi è solo una cosa brevissima. Il dovere mio è quello di dirvi innanzitutto che avete una cartolina sulla poltrona che serve a fare, se volete, una donazione per l'associazione Giovani Parkinsoniani. Massimiliano, io per te avevo riservato una domanda, però io innanzitutto chiedo al pubblico, che secondo me comanda rispetto a me, se avete qualcosa, altrimenti io rinuncio anche alla domanda a Massimiliano e manderei il video, se sei d'accordo, quello che hai fatto. Sì, okay. È un tributo a David Sangster, che appunto è stato il mio ispiratore, ma l'ispiratore anche a Chiara, perché in effetti David è una persona che è con noi, perché in effetti è un ragazzo come me, come tanti altri. Vorrei dire Embrace the Music, quindi il suo modo di esprimere, quindi lui ha contribuito nella colonna sonora di questo film, e l'altro giorno mi ha mandato un messaggio che ho subito tradotto, perché in effetti lo sentivo molto forte e volevo condividerlo con voi. Allora lo guardiamo. Va bene. Dio, non l'ho visto arrivare. Come dice a te stesso mentre apri la scatola senza pretese, appena arriva davanti alla tua porta, una sorpresa. Ma come quando ti arriva un dono, l'idea di una canzone è la stessa cosa. Non è mai scontato che accada, o che ci si aspetti che accada. Tuttavia può sembrare scomodo. Parkinson, misteriosamente avvolto come un regalo che non ha mai voluto. Ma c'era comunque il tuo nome su quella scatola, è necessario aprirla adesso. Non vuoi sapere cosa c'è dentro? 2 cose puoi fare. È possibile creare qualcosa con il suo contenuto, oppure ci puoi giocare con la scatola di cartone. Come i miei figli, che avrebbero fatto ai suoi tempi, Evelyn e George. Cosa vuoi vedere, George? Oppure, lui che scrive, puoi scrivere una poesia, una composizione, oppure entrambe, una canzone solo per fare qualcosa di importante, che non è mai stato fatto prima, qualcosa di nuovo, che appartiene a te, qualcosa che nessuno può toccare, che nessuno ti può portare via, da condividere con il mondo, oppure puoi restartene seduto in preda alla paura e aver paura solo di scuotere la scatola di cartone, come se si potesse impedire che si agiti in ogni caso. Non so da dove vengono le canzoni, purtroppo, così come non so nemmeno da dove derivi la malattia di Parkinson, ma per godere di ciò che da loro ne deriva, la musica è tutto. La musica è sconvolgimento, è colpi di scena, inaspettati. You can keep going, si può continuare ad andare avanti, puoi continuare a metterlo in discussione, o semplicemente lo seguirai. Continuate ad andare avanti, perché chissà cosa potrebbe portare il domani. But it's not for sure that they won't come from the same place. The thick, clumping grey matter between my big ears, my spinkly hair and my blue eyes, my brain. Parkinson or senza Parkinson, the world spins madly on, it doesn't stop. You have to adjust the sails and face the storm.
If you never try, you will miss the beautiful rainbow. Whenever it comes, just change the record, change the song, change the rhythm, change the beat. Never let the music stop. Embrace the tune inside your head. Embrace the challenge, embrace the hurt, embrace the beauty and wonder in the heart. Isn't that life about anyway? Non è forse che questo è il senso della vita? Abbraccia la musica. Parole e musica di David Sangster. Ciao David. Bene, grazie a tutti, grazie a Massimiliano, un ottimo contributo, una sorpresa per me e per tutti, veramente gradita. Giancarlo, vuoi chiudere? Allora, mi alzo anche in piedi. Allora, quando abbiamo deciso di fare una seconda serata, il primo pensiero mio è stato: cazzo, è venuta così bene la prima, perché dobbiamo rovinarci il ricordo facendone una che sarà per forza peggio? E invece no, ragazzi, grazie. Questa sera è stato molto più toccante quello che siamo riusciti a tirare fuori e non è stata per niente una serata di serie B, anzi, lo metterei prima in classifica. Grazie davvero a tutti. La decisione di fare una seconda serata, malgrado gli sforzi, valeva la pena, ragazzi. Ciao. Stop the Parkinson.